Io vi dico la soluzione che ho introdotto io, in effetti, questa è una cosa di mia, perché fino adesso suggeriscono sempre di posizionare il vaso sopra un sottovaso, così, perché ovviamente un po' di drenaggio ci sarà sempre, quindi verrà raccolto in questo sottovaso. Però per garantire una maggiore reazione, voi potete fare tranquillamente così, oppure potrete prendere una griglia del genere e potete posizionare la compostiera sopra la griglia e sotto ci mettete questo sottovaso, che può essere anche più piccolo, in maniera tale che si garantisce la reazione da sotto e tutto il liquido che fuoriesce voi facilmente lo potrete poi riversare sopra. A questo punto, per quanto riguarda le caratteristiche del vaso, io ho preso uno di plastica. Chiaramente si possono utilizzare anche i vasi di coccio, però sono più pesanti e garantiscono sicuramente un maggior respiro del compost, perché sono permeabili all'aria, la plastica no, però dalle nostre esperienze riusciamo ad ottenere del buon compost anche con questo tipo di materiale qua. Quindi bisogna bucare sotto e garantire quindi al drenaggio. Dopodiché iniziamo con uno strato di terreno di 2-3 cm. Quello diventa un po' la fonte di inoculo per quanto riguarda i batteri. Poi passiamo a posizionare gli scarti vegetali in quel mix che ho detto prima, 2-1, e aggiungendovi anche un po' di cenere e un po' di strutturanti. Non ne servono in grandi quantità. Una volta fatto questo, andate a ricoprire uno strato sui 3-4 cm, lo andate a ricoprire con un altro centimetro di terreno, pressate leggermente per garantire che ci sia una continuità tra le sostanze, però non troppo, altrimenti rischiamo di avere condizioni di asfissia. E poi continuate, di nuovo andate a mettere gli scarti della cucina. Continuate fin quando non sarà pieno il vaso, e a quel punto chiudete questo vaso con uno strato di terreno un po' più alto. Tenete presente che prima di riempirlo ci vorrà un po' di tempo, perché inizialmente gli scarti hanno un volume grosso, poi via via questo volume tenderà a ridursi e quindi vedrete che diciamo che il livello prima di salire ci metterà veramente diverso tempo. Ovviamente dipende dal consumo che voi fate. Questa soluzione qua va bene per un paio di persone, 2-3 persone, però voi potete anche metterne una quantità inferiore rispetto a quello che producete. Andate avanti con la vostra prova, poi può essere che deciderete di passare a un vaso più grande o a una compostiera proprio da giardino. Mi sembra che ho detto chiaramente dovrete garantire la reazione anche dall'alto. In linea di massima deve essere coperto, perché in condizioni di pioggia altrimenti rischiamo di avere praticamente una carenza di ossigeno, perché diciamo la percentuale, il grado di idratazione sarebbe troppo alto, per cui va coperto. Importante però è garantire il passaggio dell'aria, quindi ci dovrete mettere dei supporti che diciamo, mi affido un po' alla vostra fantasia, sempre prodotti diciamo ottenuti dal riciclo, insomma tutto ciò che voi basta guardarvi intorno per trovare sicuramente qualcosa che è utile allo scopo. E quindi iniziate così. Una volta che questo vaso si riempie, voi potete comprare un altro vaso delle stesse dimensioni da posizionare sopra questo. A quel punto dovrete realizzare dei buchi su questo coperchio, perché il compost contenuto in questo vaso andrà in una fase di maturazione, quindi dovrà essere lasciato in pace in maniera tale che va incontro a questa maturazione. Sopra a questo vaso, posizionando un nuovo vaso, potrete continuare la vostra diciamo il compostaggio, e tutto il liquido che uscirà dal vaso superiore andrà in quello inferiore, quindi e questo farà solo del bene al processo di maturazione del vaso inferiore.
alla fine ovviamente avrete del compost che ha una certa età, un compost, un compost più vecchio, più giovane, o un compost recentissimo. Poi sarà a voi rendervi conto quando questo terreno, quando questo materiale è diventato un vero e proprio compost da impiegare nel giardinaggio. Le caratteristiche quali devono essere? Devono essere quelle che deve avere un profumo di sottobosco. Nel momento in cui vi trovate in difficoltà, voi dovete, per esempio avete sentite dei cattivi odori, basta fare arieggiare con una canna, come ho detto, per fare dei buchi e vedrete che rapidamente questi cattivi odori andranno via. Che problemi ci possono essere? Odore di marcio, vuol dire che c'è troppa umidità e bassa reazione, quindi in questo caso dovete smuovere un po' la massa, aggiungere un po' di materiale secco, delle foglie o della carta, oppure fare dei buchi, come ho detto, ed evitare i ristagni d'acqua. Poi un altro problema che può capitare è la presenza dei moscerini, questo soprattutto in estate. I moscerini sono attratti dagli scarti freschi, quindi buccia della frutta e verdura, e diciamo, il compito di un bravo compostatore è quello di riuscire a ridurre il minimo questi moscerini, che ci saranno sempre, perché voglio dire, è impossibile pensare di eliminarli completamente, però per fare, diciamo, per combatterli basta, nel caso vi trovate un bidoncino con troppi moscerini, basta mettere uno strato di terreno più spesso, utilizzare delle erbe aromatiche che in genere danno fastidio a questi animali, o utilizzare delle trappole fai da te, sempre con materiale da riutilizzare, o una rete. Ecco, una trappola fai da te è molto semplice, si può ottenere da una bottiglia in PET, si taglia, la si gira, viene sigillata sopra, poi posizionate una miscela di acqua, zucchero e vino nel basso, gli insetti entreranno e non potranno più uscire, un po' come sono le nasse, diciamo, dei polipi, per chi ha esperienza di mare. Una volta che a vostro avviso il compost è pronto, dovrete setacciarlo, perché ci saranno delle parti che non saranno ancora state completamente compostate o sono troppo grandi, quelle là praticamente dovranno essere utilizzate come strutturante per il prossimo compost, quindi svolgeranno la funzione sia di inoculo che di strutturante. Allora, in che modo possiamo costruire un setaccio? Eccolo qui, questo è un esempio. Come vedete è tutto materiale riciclato, in qualche modo, riutilizzato. Una cassetta di queste se ne buttano a tonnellate normalmente. E poi dentro c'è una rete di verde, anche quella io l'ho trovata in giro, insomma. Quindi in questo modo voi avete costruito un ottimo setaccio. Quindi sulla sinistra vedete quelle parti che non sono state ancora compostate, che si chiamano sovvallo, è un termine tecnico. Poi probabilmente troverete anche dei lombrichi che si saranno sviluppati a partire dal terreno che voi avrete messo. Chiaramente entrambi vanno poi rimessi nel vaso. E più o meno il rapporto è una parte di sovvallo ogni due parti di scarti di cucina, quindi questo è il famoso strutturante. Il compost dovrà avere questa faccia qua. Grazie, spero di essere stato utile. Allora, grazie ad Andrea, poi magari ci fate sapere se qualcuno ha deciso di iniziare questa pratica sul balcone di casa. Io, prima di passare all'ultimo intervento, volevo chiedervi innanzitutto se c'erano delle domande su quello che abbiamo detto fino a questo momento da parte vostra, se qualcuno voleva interagire con i nostri ospiti. Poi volevo far salutare il sindaco, ma non lo vedo, sta fuori, sta intervistando Metropolis.